Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di scompenso cardiaco diastolico. Questa sarà una gran bella puntata perché oggi avremo quattro specialisti a confronto su questo argomento. E sono il professor Giovanni Fazio, cardiologo di Palermo. Buonasera professore, ben trovato. La dottoressa Lara Di Diodoro, che è specialista in cardiologia. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Il dottor Nicola Tarquinio, che è specialista in medicina interna. Buonasera, dottor Tarquinio. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Grazie a lei, dottore. E il dottor Luigi Gianturco, anche lui specialista in cardiologia. Buonasera, dottor Gianturco. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, professor Fazio, a lei la parola. Se facciamo vedere le slide che avevo preparato, lo scompenso cardiaco diastolico è sicuramente una condizione clinica comune. La prevalenza, l'incidenza e la mortalità dello scompenso diastolico è pari a quello sistolico. Diastolico per tutti significa uno scompenso in cui ci sono i sintomi della fatica, delle gambe gonfie, dello stare male perché non si riesce a fare le attività di vita quotidiana, ma l'ecocardiogramma mostra un cuore che si contrae regolarmente e le alterazioni dello scompenso derivano, oggi sappiamo, dal rilasciamento. Il fatto che il cuore si contragga regolarmente determina comunque un indice di mortalità aumentato, un indice di malattia aumentato e un numero di ricoveri maggiori. E la cosa che più preoccupa me e tanti altri miei colleghi è il fatto che mentre quando il cuore non si contrae bene, oggi abbiamo farmaci a disposizione particolarmente utili e che riducono mortalità, ospedalizzazione e sintomi, nello scompenso cardiaco diastolico abbiamo meno armi, perché tutti i farmaci che noi normalmente utilizziamo nei pazienti con funzione depressa non hanno mostrato risultati. È molto recente l'acquisizione, se possiamo andare avanti, che esistono invece alcuni farmaci che generalmente venivano utilizzati per altre patologie, che hanno mostrato un certo grado di successo nel trattamento dello scompenso cardiaco diastolico. Questi due trial parlano di un farmaco che oggi viene utilizzato ed è prescrivibile nello scompenso cardiaco diastolico, che è costituita dagli SGLT2 e che oggi hanno indicazione a trattamento non solo nei pazienti diabetici, ma anche nei pazienti con scompenso cardiaco, sia sistolico che diastolico. Sono farmaci che io utilizzo tutti i giorni, sono farmaci che ormai tutti i cardiologi utilizzano tutti i giorni. Mi piacerebbe sapere anche su questi farmaci quella che è l'opinione dei miei colleghi. Sentiamo l'opinione della dottoressa Di Diodoro. Prego, dottoressa. Allora, buonasera. Sì, sono farmaci particolarmente innovativi e sicuramente sono un'arma vincente nel trattamento dello scompenso cardiaco a frazione di eiezione preservata, perché agiscono fondamentalmente su tutte, o perlomeno su alcune delle comorbidità, agiscono diciamo a 360 gradi nel trattamento di questi pazienti, perché noi oggi sappiamo che lo scompenso cardiaco a frazione di eiezione preservata è in realtà un contenitore di tantissime comorbidità. Quello che questi farmaci hanno di vincente è di agire su tante cose, agiscono sull'endotelio, agiscono sul peso, quindi questi pazienti spesso hanno una importante riduzione del peso corporeo che collabora a non far evolvere lo scompenso cardiaco in questi pazienti, agiscono sul colesterolo, agiscono su tante cose e quindi probabilmente in questo modo ci aiutano a gestire questa fetta di pazienti che fino ad adesso non abbiamo avuto fondamentalmente armi efficaci per gestire, se non sintomatici, come per esempio i diuretici o farmaci simili ai diuretici. Ecco, sono un'arma innovativa perché guardano il paziente scompensato da un altro punto di vista, cioè a 360 gradi, ecco, rispetto a prima. Grazie, dottoressa. Sentiamo adesso il dottor Tarquinio.
Sì, noi oggi stiamo vivendo sia come medici che anche come pazienti una rivoluzione epocale nel trattamento di questa malattia che ricordiamo è la principale causa di ospedalizzazione dei pazienti anziani e anche meno anziani nei reparti di medicina interna. Sono farmaci che abbiamo oggi a disposizione e che hanno pochi effetti collaterali e un'efficacia che non vedevamo da molti anni. Quindi un rapporto rischio-beneficio molto molto favorevole per il paziente. Una delle cose importanti da sapere è che per le glifosine o anche per SGLT2 questi farmaci sono a monosomministrazione orale giornaliera, il dosaggio è unico e i pazienti lamentano un miglioramento, anzi riferiscono un miglioramento della sintomatologia clinica, cioè l'affanno di respiro, la capacità di percorrere più metri, la capacità di percorrere più scale, di dormire bene la notte e di ridurre gli edemi, le gambe gonfie, diciamo così, dopo già qualche settimana. Quindi sono farmaci che agiscono anche in maniera molto rapida, sia in fase di ospedalizzazione, cioè sia nel paziente che è già grave e ospedalizzato per malattia, ma anche nel paziente ambulatoriale che noi possiamo vedere. Il paziente cioè che lamenta, affanno di respiro e che noi sappiamo essere affetto da questa malattia. La prescrivibilità di questi farmaci può essere appannaggio dello specialista ospedaliero, ma può essere anche prescritta dal medico di medicina generale qualora il paziente fosse affetto anche da diabete. Benissimo, adesso la parola al dottor Gianturco. Prego, dottore. Di sicuro sono farmaci innovativi, importanti, che ci hanno dato un grosso input per il trattamento dello scompenso classico, quella a frazione ridotta, e oggigiorno stiamo capendo che possano e devono essere utilizzati anche nello scompenso cosiddetto a frazione, funzione di pompa sistolica preservata. Sono sicuri, li abbiamo scoperti casualmente dall'ambito del diabete, dai diabetologi che li impiegavano e essendo quella tipologia di farmaci per storia di disavventure in passato, una tipologia che va a curare molto l'aspetto sicurezza cardiovascolare, su quello abbiamo avuto un grosso impatto in termini di sicurezza. Sicuramente si parla di scompenso diastolico, poi magari è necessario approfondire che non tutte le diastoli cosiddette alterate sono appannaggio poi dei pazienti scompensati, ma questo è per la classificazione, per non dare falsi miti poi a dei soggetti che hanno delle tematiche che poi non siano scompense. Beh, i pareri, professor Fazio, mi sembrano abbastanza concordanti a quello rispetto a quello che lei ci diceva inizialmente, così? Mi piacerebbe ancora discutere con i miei colleghi questo nuovo trial che è stato presentato non più tardi di 15 giorni fa al Congresso Europeo di Cardiologia, in cui ai risultati degli SGLT2 che oggi sono consolidati e vengono utilizzati routinariamente nella nostra pratica clinica mediante piano terapeutico, si affianca quest'altro farmaco, la semaglutide, che ha un dosaggio che in Italia non è commercializzato di 2,4, ha dimostrato di poter ridurre i sintomi negli obesi con scompenso cardiaco diastolico. E mi sono molto incuriosito di tutta una serie di commenti che ho ascoltato al Congresso Europeo, se andiamo avanti, di cui questo editoriale in italiano, perché i nuovi antidiabetici funzionano nello scompenso cardiaco a funzione conservata, e il successivo in inglese pubblicato sulla prestigiosissima rivista New England, propongono una nuova luce e un nuovo inquadramento dello scompenso cardiaco a funzione conservata. Gli studiosi attualmente propongono per lo scompenso cardiaco un inquadramento tra le malattie metaboliche. Cioè la conclusione a cui sembra stiamo arrivando è che più che una malattia di cuore, come diceva anche Lara nella sua parte ed intervista, diceva sostanzialmente è una malattia sistemica lo scompenso cardiaco diastolico molto spesso. È una malattia metabolica in cui tutta una serie di parametri possono essere modificati e possono rendere un alleviamento dei sintomi e della mortalità, inquadrando proprio la malattia come malattia metabolica, non solo come malattia cardiaca. Qual è la vostra opinione?
Sentiamo per prima l'opinione della dottoressa Di Diodoro. Prego, dottoressa. Allora, sì, io come dicevo prima, effettivamente lo scompenso cardiaco ha una funzione a frazione di eiezione preservata, sta emergendo sempre di più che è di fatto una malattia metabolica, diciamo un insieme di patologie metaboliche che porta a questo fenotipo qui. E, lo step trial, quello che ci ha mostrato il professor Fazio, in realtà ha focalizzato su un punto importantissimo, cioè trattare l'obesità in questi pazienti dava un outcome migliore anche dal punto di vista dello scompenso, ma perché l'obesità è una delle comorbidità più frequenti e più importanti associate allo scompenso, nonché una delle cause dei sintomi che questi pazienti hanno. E la cosa innovativa di questo studio dello step trial è stato proprio che ci ha dimostrato che trattando l'obesità si riesce forse in qualche modo ad agire in modo indiretto sullo scompenso cardiaco. Finora non siamo riusciti a farlo perché non c'erano farmaci così sicuri, così efficaci e così veloci nell'abbassare, nel ridurre il peso di questi pazienti. È un fattore importante, l'obesità si associa veramente molto spesso a questa patologia, a questa forma di scompenso, e spesso ci complica anche un po' la diagnosi, anche perché anche i parametri che noi abbiamo per fare diagnosi di scompenso, come il BNP, nel paziente obeso spesso sono un pochino alterati. Insomma, quindi trattare l'obesità è un modo importante per aiutarci a trattare in modo indiretto lo scompenso cardiaco. Dottor Tarquinio, che ne pensa lei? Sì, mi riallaccio direttamente a quello che ha detto la dottoressa Di Diodoro. In realtà noi ormai sappiamo benissimo che l'obesità è il principale fattore, la principale malattia molto, molto sottotrattata e soprattutto molto poco percepita come malattia da parte degli stessi pazienti. Non è una condizione di peso elevato, è una vera e propria malattia che trascina con sé tutta una serie di altre patologie. Il diabete mellito, l'ipertensione arteriosa, l'iperglicemia, quindi il prediabete, tutta una serie di altre patologie, tra le quali anche un alto rischio di sviluppo di insufficienza cardiaca nel futuro. Spesso insufficienza cardiaca a capacità contrattile normale, quella di cui stiamo parlando adesso, l'iperglicemia preservata. Se noi pensiamo che la metà, lo scompenso cardiaco ha una prevalenza, cioè una percentuale presente nella popolazione generale intorno all'1-2%. La metà di questi pazienti ha la forma preservata, quindi è una malattia che riguarda tantissime persone. Questa forma è molto presente nei pazienti affetti da sovrappeso e obesità, perché esiste anche il sovrappeso, quindi una forma di preobesità. Se c'è un farmaco che per la prima volta, sfruttando i meccanismi naturali della fame e della satietà, quindi potenziandoli, e riduce il peso del paziente riducendo l'appetito, questo fa tornare tra virgolette indietro da un punto di vista metabolico il paziente, favorendo quindi il controllo anche delle altre malattie e riducendo quindi sia il tasso di incidenza della malattia insufficienza cardiaca, ma anche l'incidenza delle altre patologie che poi sono esse stesse, che ho nominato prima, diabete, ipertensione arteriosa, responsabili esse stesse dello sviluppo dello scompenso cardiaco. Quindi sono tutte malattie profondamente collegate tra di loro. Agendo sull'obesità si agisce, come dire, a monte del problema, andando a curare anche tutto il resto. Sentiamo il parere del dottor Gianturco, per favore. Di sicuro lo studio che ci ha fatto vedere il prof Giovanni Fazio è uno studio interessantissimo, e così come sulla classe degli SGLT2 o glicosine, il GLP-1, che sono quest'altra classe, e nello specifico la semaglutide come molecola, ci daranno un grosso impatto. Quindi di nuovo il mondo dei diabetologi fornirà a noi cardiologi o internisti, comunque figure impegnate nel trattamento cronico anche in generale dei pazienti con scompenso cardiaco, una carta e una chance in più. Il discorso metabolico è stato già sottolineato, l'obesità, l'eccesso ponderale come vera e propria malattia, per anni si è parlato di sindromi metaboliche, sono tutti elementi
entrano in quella quota parte di pazienti che hanno sintomi da scompenso, magari anche segni, e che hanno una funzione sistolica per il momento preservata, e venga quello, ma una diastole che va alterata. Come dicevo prima, è importante poi farli, interpretarli, ma non lanciare un messaggio troppo qualunquista, nel senso che non si è classificazione. Esistono dei score che ci possono facilitare per individuare meglio questi pazienti e anche per profilare quale sia la scelta farmacologica migliore negli uni o negli altri in base ad altre situazioni. Lo scompenso a frazione preservata può partire da un soggetto che ha una cardiopatia ipertensiva o ha una concomitante fibrillazione atriale, oppure altre situazioni differenti di comorbidità. Sapere quali siano e trattare bene quelle, o indirizzare appunto la scelta del farmaco verso SGLT2 piuttosto che GLP1, a volte anche in concomitanza, sicuramente può essere una carta super vincente. Professor Fazio, per concludere, quale messaggio conclusivo possiamo dare a chi ci ascolta? Oggi siamo più bravi di ieri, abbiamo più armi a disposizione e, come abbiamo visto, nord, centro e sud abbiamo delle opinioni molto simili. Oggi possiamo fare di più per i nostri pazienti e basta che ce lo chiedano. Benissimo, io vi ringrazio immensamente, è stato estremamente interessante ascoltare un argomento affrontato da ben 4 specialisti. Grazie, grazie professor Fazio. Grazie a lei. Grazie dottoressa Di Diodoro, è stato un piacere conoscerla. Grazie a voi, grazie a voi. Ringrazio il dottor Tarquinio per essere stato qui. Grazie a voi. Naturalmente, grazie dottor Gianturco, è stato un grande piacere conoscerla. A presto. Piacere mio, grazie mille a tutti voi. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.